Sono Enrico Sgorbati dell'azienda Torre Fornello, che si trova nei Colli Piacentini, quindi in Emilia Romagna. I Colli Piacentini sono il confine estremo della regione Emilia Romagna. Proprio per questo mi trovo a 100 metri dalla Lombardia, 6 km dal Piemonte e 16 dalla Liguria. Quindi è una terra sicuramente felice, baciata se vuoi dal mare della Liguria, da queste terre più note che sono quelle del Piemonte e dall'Emilia Romagna, che è questa, diciamo, verve conosciuta in tutto il mondo. L'azienda è l'azienda dei Colli Piacentini più grossa privata. Sono 61 ettari a vigneto e i vigneti, diciamo, della tradizione sono principalmente quattro. La Malvasia di Candia Aromatica, che è una delle 17 varietà di Malvasie che si trovano in Italia, è un'uva bianca. L'Ortrugo, che è un vitigno indigeno autoctono dei Colli Piacentini. La Barbera e il Bonarda, che si usano per fare il gutturno. Come dicevo prima, siamo proprio sul confine col Piemonte, quindi la Barbera, se vogliamo, più conosciuta quella piemontese, ma è sempre stata coltivata in quella zona, anche perché proprio dove c'è Torre Fornello anticamente faceva parte dell'antico Piemonte, prima delle divisioni delle regioni in Italia. Ognuna ha una caratteristica a sé stante. Se prendiamo l'Ortrugo, che se vogliamo è quello un pochettino più sconosciuto, ha molto interessante, secondo me, nella versione frizzante è dove lo vede un po' più protagonista, perché ha queste note sapide, leggermente amarognole, che si abbinano veramente a tutto pasto. Il vino che beviamo noi in famiglia a casa è proprio l'Ortrugo, è un vino proprio quotidiano, perché non ha una gradazione eccessiva, ha un'acidità equilibrata e soprattutto ha questa nota leggermente ammandorlata, come si diceva una volta, che ti sgrassa la bocca e te la pulisce senza essere troppo alcolico, perché è 11 gradi e mezzo, 12 gradi. La Malvasia invece ha questi profumi un po' riconducibili a tutte le varietà di Malvasie che ci sono in Italia. Quella piacentina, che è la Malvasia di Candia Aromatica, ha anche questo bellissimo equilibrio dell'acidità, quindi anche nella versione dolce, perché può essere fatta secca, dolce, ferma, appassita, ha sempre questa bella acidità che la rende sicuramente molto bevibile e ben bilanciata. La Barbera e Bonarda per il gutturno, io credo che il gutturno sia uno di quei vini più azzeccati, perché è un connubio perfetto tra due uve, una all'opposto dell'altra. La Barbera, acidità, poco tannino, non tanto colore. La Bonarda, che in realtà è la croatina, localmente viene chiamata Bonarda, è esattamente il contrario. Ha poca acidità, tanto colore, tanto tannino, quindi le due uve si complementano per formare gutturno. Sicuramente la tipicità di quella zona è del vino frizzante. Si fanno vini fermi, la mia azienda fa vini fermi, però se penso un pochettino indietro, per quello che posso andare indietro io mentalmente, è che mi ricordo che quando con mio nonno si faceva il vino, se il vino poi aprivamo la bottiglia e non frizzava, avevamo sbagliato qualcosa, o la luna, qualcosa avevamo sbagliato. Quindi credo proprio che la tradizione fosse del vino frizzante. Ma perché il vino frizzante? Perché siamo in Emilia-Romagna, la cucina è grassa, i salumi, il burro, i condimenti, quindi è una cucina grassa. Il frizzante ti permette proprio di pulire il palato, pulire la bocca.